Ciao a tutti amici di eximardora.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi torniamo a parlare dei prodotti Tesoro, lo facciamo con il mouse da gaming con sensore ottico Tesoro Sagitta Spectrum. La parola aggiuntiva Spectrum al nome del prodotto riguarda il tipo di retroilluminazione, in questo caso è una retroilluminazione di tipo RGB. Partendo velocemente dalla confezione troviamo un classico layout grafico, quindi il nome del prodotto, l'immagine illustrativa, alcune caratteristiche che sono riportate sia nella parte frontale sia nel retro della confezione, mentre ai lati troviamo ulteriori specifiche e informazioni. All'interno della confezione troveremo una brochure con tutti i prodotti che Tesoro ha a catalogo, quindi tastiere, mouse, headset, mousepad e così via, una quick start guide ed ovviamente il mouse, che come possiamo subito vedere è un mouse dal design molto semplice, elegante e classico. Preso in mano mi ricorda molto il Razer Imperator, specialmente per questa scanalatura presente nella parte sinistra, dove potremo poggiare il pollice per poi cliccare i tasti laterali. Il design quindi è molto semplice, uniforme, linee pulite. Nella parte superiore troviamo anche una superficie soft touch che migliorerà il feeling di contatto con il mouse stesso, mentre ai lati troviamo una superficie in plastica lucida che diciamo staccherà dalla parte superiore. Tornando nella parte superiore, il dorso è caratterizzato dal logo della Tesoro. Nella parte avanzata, quasi centrale, troviamo la rotellina di tipo cliccabile con l'immancabile rivestimento in gomma per migliorare lo scrollo delle pagine, oltre a un singolo tasto per cambiare DPI o cambiare i profili a seconda di come imposteremo la funzione nel software di gestione che potremo scaricare ovviamente dal sito della Tesoro Technology. Nel lato sinistro abbiamo già detto che è presente questa scanalatura, quindi potremo porre il pollice in questa posizione e quindi avere una presa molto confortevole. Presa di tipo palm grip e possibilmente è possibile utilizzare, crediamo, anche con una presa di tipo claw grip, in quanto il mouse non è poi tanto lungo o bombato. E ovviamente nella parte sinistra sono presenti due classici tasti. Nella parte di destra un'ulteriore lieve scanalatura e ovviamente non ci sono una parte inferiore che ci permetta di appoggiare altre dita, ma va bene così. Nella parte frontale vediamo questo design che appunto in parte, come abbiamo già detto, ricorda alcuni prodotti della Razer. Nella parte inferiore troviamo due mousefit di generose dimensioni che coprono praticamente la parte inferiore e quella superiore, e al centro troviamo il sensore, che in questo caso è un sensore ottico PixArt 3310, e potremo impostare DPI fino a 5000 DPI, scusate. Ovviamente ricordiamo che il Tesoro Sagitta Spectrum è dotato di una retroilluminazione RGB, quindi potremmo retroilluminare il logo e la parte relativa alla rotellina sul mouse. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto e il connettore è placcato in oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito per ulteriori immagini, approfondimenti e per le nostre impressioni di utilizzo. Con questo è tutto, un saluto a tutto lo staff.